tonfo tremendo, un boato allucinante, un panico totale, la gente che scappa, apre la porta, non trova più le scale. Via Venezia 23, 12 famiglie in strada, il comune è assente. Buongiorno amici e amiche, sono quelle notizie che non vorremmo mai dare. Purtroppo ieri si è verificato questo dramma, questa tragedia per 12 famiglie napoletane. Al momento all'Adiaccio dormono in macchina, qualcuno si arrangia da parenti o da amici, molti sono anche gli stranieri che ci dicevano, come seguirete poi nel servizio che abbiamo fatto, che sono costretti a dormire sul pavimento o nei negozi che hanno. Noi siamo in compagnia dell'amministratore, il signor... Dottor Salvatore Carputo. Allora, dottore, brevemente, avete avuto, sulla scorta dei fatti che sono avvenuti, avete avuto sostegno delle amministrazioni? Attualmente non abbiamo avuto nessun sostegno, tant'è che gli abitanti sono rimasti fuori casa tutta la notte, c'è chi si è arrangiato nel migliore dei modi, però anche stasera prevediamo che, avendo le istituzioni completamente abbandonato, chi attualmente ha necessità in questo caso di poter avere un sostegno, non sappiamo ancora come si svolgeranno i fatti questa notte. C'era stato garantito che, tranne per la giornata di ieri, per il quale ogni condomino avrebbe dovuto, diciamo, organizzarsi al meglio delle ipotesi, ad oggi stiamo peggio di prima. Chiedo scusa, garantito da chi? Dai responsabili del comune che sono venuti e avevano garantito che, attraverso poi la notifica dell'ordinanza, i condomini avrebbero potuto rivolgersi presso una struttura per dormire nei prossimi giorni. Ovviamente ci siamo adoperati affinché venisse messo in sicurezza il fabbricato con le opere di puntellamento, tutto quello che prevede la norma. Chiediamo soltanto che le istituzioni possano accelerare il rientro in casa dei condomini che allo stato vivono in condizioni, diciamo, non agevoli, tra medicinali, abbigliamento, non hanno potuto prendere proprio niente per motivi di sicurezza che avevano addosso. No, un'altra domanda le volevo fare: in questi casi il palazzo si presta ad azioni di sciacallaggio, avete provveduto a fare richiesta alle questure? Sì, abbiamo provveduto a fare richiesta tramite il coordinatore della protezione civile per avere una squadra antisciacallaggio, per quantomeno garantirsi ai condomini una serenità, però diciamo che ieri sera sono stati qui fino alle 23:30, non si è visto nessuno, stanotte il palazzo è stato abbandonato, quindi abbiamo perplessità per quando l'abbiamo chiuso, di che gli appartamenti destino sicurezza e di quel poco che i condomini sono riusciti a conservarsi nel tempo. Ha idea, più o meno si è fatto un'idea di cosa abbia potuto causare questo crollo? Sentito anche la parte tecnica, ritiene che queste, essendo scaloni in tufo, non sono scale normali, hanno bisogno costantemente di manutenzione ordinaria. Poi il tecnico accerterà tutte le cause, che sia vetustà, possono essere infiltrazioni, può essere un cattivo stato conservativo. I condomini ovviamente, stesso ieri, si sono attivati affinché si potesse risolvere. Stamattina cominciamo le opere di messa in sicurezza. Io volevo fare un'ultima domanda, poi la lascio. Sentendo qualche condomino, si era sentito dire che c'era stato un intervento conservativo dovuto a una infiltrazione copiosa di acqua che nel tempo si era ripetuta. Questo fabbricato ha diversi problemi, tra cui uno sul tetto di copertura per una costruzione che abbiamo trovato. Le infiltrazioni d'acqua potrebbero essere una delle cause, ma quello che incide sulla struttura è anche stato lo scarso intervento manutentivo avvenuto durante il corso degli anni, che queste sono scale non supportate da idonea staticità, cioè nel senso che non sono come quelle in cemento armato, quindi sono oggetti a dovuti controlli. Ovviamente vanno fatti tutti una serie di interventi, avevamo anche indetto un'assemblea per dare corso a dei lavori, ma una parte dei condomini, come si sa, è venuta, il comune latitante assolutamente ad intervenire, non ci ha permesso. La municipalità? La municipalità al momento non interessa, perché voglio dire non è parte in causa, quello che avrebbe dovuto partecipare alle assemblee è la vicinanza ai contribuenti sicuramente, però si sa che quando nascono i problemi tipo del genere ognuno si deve arrangiare da sé, poi quando si arriva in campagna elettorale tutti chiedono l'appoggio e questo magari lascia anche i condomini allo stato di abbandono. Va benissimo, la ringrazio per la disponibilità. Prego. Una delle voci di dentro. Allora, noi stanotte siamo stati abbandonati da tutte le associazioni, da tutti, non ci hanno dato niente. Stanotte, per guardarmi il mio appartamento, ho dormito fuori in macchina, non ho la voce, questa è la prova. Siamo stati abbandonati.
c'è una cosa che qualcuno ha dimenticato di sottolineare nei vari servizi che sono scorsi sui vari TG, ma anche sull'informazione in generale. All'interno di questo condominio ci sono ben 3 appartamenti di proprietà del Comune di Napoli, che è latitante sia nelle riunioni condominiali, ma soprattutto anche nel costo dei mantenimenti proprio di questa struttura condominiale. Così abbiamo detto una sciocchezza. Perfettamente, ci siamo stati abbandonati dal comune pur avendo 3-4 al di là dell'abbandono. Io volevo dire, lei sottoscrive che ci sono 3 proprietà del comune? Sì, sono 3 proprietà del comune confiscate alla camorra, alla mafia, che sono, e ne fanno uso come associazioni culturali, comunque sono occupate, ma il comune qui non esiste. Poi il mio amico mi ha telefonato dicendo si è sentito un con. Mi sono spaventato. Adesso dove stai dormendo? Nessuna parte. Ieri ho fatto solo una dormita in negozio, a terra, faceva freddo, non ho dormito proprio. Via Venezia 23, da Sinapsi News, Napoli News Magazine, Sergio Angrisano e Massimo Facilio.